chi è Claudia Zanella, la moglie di Brizzi che si schiera in sua difesa. Le accuse di molestie rivolte da almeno 10 ragazze a Fausto Brizzi, per sua moglie Claudia Zanella restano solo voci. Dopo giorni di silenzio assoluto, l'attrice ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una lettera in difesa del marito indirizzata al direttore della rivista Oggi che aveva parlato di una crisi coniugale tra il regista e la Zanella, sposati da 3 anni e con una figlia, Penelope Nina, nata il 28 febbraio del 2016. Per Claudia Zanella oggi la priorità è sua madre, che non sta bene. Ma, suo malgrado, si ritrova al centro di una bufera mediatica che l'ha tenuta barricata in casa da 5 giorni. Non posso nemmeno portare mia figlia di 1 anno e mezzo al parco, perché sotto al nostro portone ci sono giornalisti e paparazzi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una invasione di privacy che l'attrice considera una forma di violenza sulle donne, in questo caso io e mia figlia. Così si distrugge un uomo. Mio marito, ha continuato nella lettera, ha ribadito, più volte, di non aver mai avuto rapporti non consenzienti. E in questo momento gli sono vicina perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili. Queste accuse formulate in TV, nei salotti televisivi di trasmissioni di gossip, senza nessuna garanzia, possono distruggere la carriera di un uomo, il suo matrimonio e la sua esistenza. Se mio marito ha avuto rapporti con altre donne nel corso del nostro matrimonio, voglio parlarne da sola con lui, nel nostro privato, come è giusto che sia. Devo capire se come moglie mi ha mancato di rispetto. Sono madre di una meravigliosa figlia femmina, e devo esserle di esempio. Le accuse non corrispondono all'uomo che conosco. Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco, pur nutrendo il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite. Mi spiace anche perché a prescindere dal fatto che l'imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali.